back un po' di SOS. Aspetta. Cioè, mi piace questa performance, questa. Late Night, sono molto contento. Volume al massimo. Vediamo se ne abbiamo un'altra da vai, vai, tu continua. Guarda, io sto, non dirò niente. Sarà una diretta in cui io non voglio dire niente. Voglio solo guardare. Allora, vediamo. Andiamo un po' old school. Old school. Comunque, Ale, posso dirti, questo look è definitivo. Cioè, dovresti girare così sempre. Ok. Secondo me sì. Come mi chiameresti? Che non mi daresti? Amber, no. Non hai ancora un nome? No, vabbè, raga, ora dobbiamo trovare subito. Dai, un nome drag. Un po'. Ok, raga, allora, no, guarda, questo è incredibile. Dobbiamo trovare un nome drag ad Alessandro. Trovate un nome. Un nome bello. Va bene, adesso. Ok, tu intanto performa. Noi pensiamo al nome. Vediamo. Ah, beh, questa è un po'. Sì, questa mi piace. Dicono che sai di Ludmilla. Diana. Rihanna? Inna. Nina. Inna mi piace. Nonnina. Claudia. Alexis. Natasha, Ginny. Claudio, non facciamo una roba più tipo Alexandra. Vai, Alexandra. Beh, Mercedes. Anche Mercedes fa male. Allora. Russo. Come si chiama? Allora, io ho apprezzato Alexi. No, Trixie è da... Proprio... Non è di classe, dai, Trixie. Ludmilla, secondo me Ludmilla. Ava. Sono un po' badante. Allora, adesso... Però una badante pregna. Tu se pensi a Rihanna... Ah, questa, madonna. Te la ricordi questa? Devo fare la camminata. Non la ricordo. Rude Boy. Vai, vai. Totale, 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 totale. Quindi è fatta? Sasha? È fatta. Però io ho una domanda. Ma la tua fidanzata come l'ha presa questa cosa? Adora. Perché... Cioè, allora, dillo, cioè tu sei etero con una fidanzata. Allora, ricordati che per conoscere bene una donna bisogna immedesimarsi nel personaggio, no? Ok. Però devo dire che è fantastico poter esplorare nuove cose. Perché no? Scusami, perché no? No, ma cioè, figurati! Io apprezzo soprattutto... l'eleganza che ci mette una donna nella preparazione come si trasforma in queen. Cioè, adoro. Certo. E sei anche una bella figa. Comunque, Tommy, io voglio fare qualcosa con te adesso. Voglio improvvisare qualcosa. In non che lo so, senso? Voglio improvvisare qualcosa insieme a te. Cioè, dobbiamo ballare insieme.
No, ballare no, possiamo vabbè, fare un'altra roba. No, ballare, raga, no, la qualcosa. Sera no. Cioè, i vicini veramente, cioè, mia madre mi suicida. No, ballare no, cioè, magari hai ragione, è troppo tardi. Facciamo qualcosa di, non so, cosa potremmo fare insieme adesso, così. Qualcosa di curioso, di mai fatto, non lo so. Potremmo farci la barba. Ma non ce l'ha, ma non ce l'hai. Comunque no, aspetta. Ma scusami, ma dove hai imparato? Ragazza scrive, ma le donne sono tutte queen sempre. Sì, sì, sempre. Sono assolutamente d'accordo con te, solo che quando si preparano... Ma però è bella questa cosa che tu sei comunque eterosessuale che si traveste da donna perché vuole esplorare il mondo femminile anche sotto quell'aspetto sì, lì. Esatto, a me piace. No, scusami, mi ero perso, stavo leggendo... Commenti super omofobi, mamma mia, siete noiosi, omofobi, noiosi, noiosi. Amore, senti, metti una canzone, va, allora, fammi uno stacchetto. Intanto penso una canzone e metto... Aspetta, voglio chiedere cosa possiamo mettere, ragazzi, dateci un consiglio. Secondo me dovresti mettere... Forse ti vorrei vedere anche un po' nel classico, quasi. Tipo il Lago dei Cigni. Ti vedo anche un po' così. Vediamo. Lago dei Cigni, dice Tommy. No, ma poi aspetta, ma tu hai una foto di te da maschio sì, da far vedere qua? No, ma sai cosa stavo pensando? Come fai a farla vedere? No, ma raga, perché voi non avete capito forse, cioè Alessandro da maschio, cioè forse non... Faccio vedere io. Aspetta, state lì. Tu intanto... Allora. Stavo dicendo, per restare in tema... Raga, perché ora io vi scioccherò la vita. Per restare in tema ti schiaccianoci, perché veramente contenere la bestia qui in mezzo a sto coso è difficile. Fa male, dopo un po'. Ma ho capito, mica tocchi... Cioè, è una... dovrei abituarti. Ce l'hai, a meno che non lo tagli, rimane lì. Allora, raga, ora io vi faccio vedere Alessandro Egger da uomo. Sì, per favore. E voi rimarrete scioccati, perché se non sapete chi è Alessandro, io ora ve lo dico. La bestia. Allora, siete pronti? Raga, questo è Alessandro da uomo. Non so se mi spiego, non so se sono stato chiaro. Allora... Okay. Tommy, io intanto ho trovato la canzone adatta, secondo me. Vai. Però dovrei mettere le luci soffuse per renderlo più bello. Allora, lo schiaccia. Anzi, non lo dico neanche. Lo faccio. Devo mettere le luci soffuse un po'. Io intanto, mentre ballo, metterò uno split su di te da uomo. Ah, questo. Ah. Anzi, aspetta. Così avete entrambe le versioni. Vai. Beh, vabbè. Grazie, Tommy. Sei sempre molto gentile. Ma tu mi vedi bene? Io ti vedo tu benissimo. Mi vedi bene? Ah, ok. Mi è venuto il piatone. Perché dicono... amore, ti ho fatto un po' fatica. Sì. Ora stai tranquillo. Tu beviti un bicchiere d'acqua. Com'è nata questa cosa? Allora, è nata perché una come si chiamano quelle che fanno comedy? Sì, una stand-up comedian rumena, molto conosciuta lì, che è tipo il nostro Luis, per dire. Lì non è che funziona molto la commedia, però
lei tipo lui. Ma tu, aspetta, no, tu è vero che sei il bambino, sì, delle barrette Kinder? Raga, comunque, a furia di mangiare Kinder, sì, sei diventato è un attimo. È una barretta rimane. La barretta rimane. Niente, no, esatto. Praticamente cosa è successo? Lei mi ha sfidato un giorno in una sfida di ballo. Solo che mi ha detto, okay, è un po' noiosa questa sfida, perché, non so, mi fa, cerca di fare qualcosa di più bello, di più fico. Cioè, non puoi, perché mi aveva sfidato, mi ricordo, in un personaggio che era donna, io mi ero visto da uomo, normalmente, no? E mi fa, cerca di travestirti, non so, fai qualcosa di divertente. L'ho fatto. Senti, ma mentre fai questa cosa, inizia a struccarti, perché io per fine diretta ti voglio, okay, far vedere un uomo. Voglio entrambe le versioni. Vestiti, magari togliti anche il tanga. Raga. Ah, Dio mio. Allora, usiamo Garnier. No, non scherzo. Allora, prima di tutto bisogna togliere... Ma prima di tutto i trucchi sono quelli della tua fidanzata? Perché l'altra volta... Ok. Ma i trucchi sono quelli della tua fidanzata? Sì, sì, sì. Perché l'altra volta mi sono struccato con le ciglia finte, le ho rotte. Quindi prima si tolgono, così. Vedi? E già è un'altra, okay, cosa. Dopo... Sì, la ciglia, sì, fa subito donna. Dopodiché... Prendi questa cremina, cioè questo si chiama strucca, okay, detergente. Devo farlo qua. Ma quanto ci metti da Alessandro ad Alexandra? 20 minuti. Ok. Vabbè, per truccarti? Sì, 20 minuti. Facile, perché... Okay. Perché per struccarti poco. Fare, perché metto la parrucca. Ok, vai. Struccati intanto. Qua. Arrivo, eh. Vai. Così, raga, oggi giornalismo d'inchiesta. Ma dove sei andato? Aspetta, arrivo. Ma dove è andato? Ah, ma togliti anche la miss, mettiti in mutande. Basta che la passi, vedi? Okay. Arrivo. Capite, raga, com'è qua? Ci piace questa cosa. Perché alla fine cosa vuol dire? Non è che se ti vuoi travestire da donna sei per forza gay. Cioè, magari ti va bene così, ti piace. Cioè, basta. Non penso che... Anzi, io trovo molto coraggioso da parte sua il fatto di essere stato molto open di questa cosa fin da subito. Così. Quanti anni hai, Ale? Ale? Quanti anni hai? 27, arrivo, Vai. Ma avevi le lenti prima? Ah, non ti si vedevano gli occhi azzurri? Non si vedevano? No. Devo togliere le graffette? Ma la tua ragazza dov'è in tutto ciò? Tutto ciò là in camera, guarda Netflix. Ah, ok. Però mi aiuta qualche volta. Prima... Beh, però moderna la tua ragazza comunque, beh, come sì, mentalità. Perché, scusa, dai. No, beh, moderna adesso, non diamolo per scontato, moderna, okay, anzi, chapeau. Sì, chapeau. Aspetta che devo prendere sta roba. Ci sono quasi, mi comincio a riconoscere? Sì. Ok. Ma cambia anche atteggiamento, diventi anche più uomo quando ti togli il trucco. Ecco. Ciao Tommy. Dico, cambia anche quando ti togli il trucco, cambia anche un po' atteggiamento, è tangibile, sì, è la cosa. Me ne sono accorto.
Cioè, se più donna da truccata, diventi più uomo, anche come modo, come gestualità. Hai ragione, la sai che me ne sono appena accorto anch'io. Sì. Cioè, è proprio una trasformazione netta. Ecco, più o meno... Non vedo più niente perché... Ok, ora togliti anche... Cioè, togliti, vestiti... Cioè, mettiti magliette, pantaloncini, mettiti a uomo. Senza magari togliti, comunque mi metto da uomo girandoti col tanga che si vede, una delle scene più belle che rimarranno impresse nella mia mente. Anzi, fatti vedere pantaloncini petto nudo che vende allora, di più. Arrivo. Pantaloncini petto nudo. Stavo cercando le mutande. No! Cosa? Cosa fa? Ale, li ho visto, ti ho visto un coglione. Ti ho visto un coglione. Sono le 22:14, è il primo coglione che vedo da un po'. Mettiti delle mutande e dei pantaloncini. Se no inizio a lanciarti tipo i 20 euro, tipo strip club. Aspetta, mi stavo mettendo la maglietta. No! Sono i pantaloncini. No, dai. Ma perché è sempre un circo? Da, guarda, non svegliare che anche dorme. Cioè. Togliere maglietta e fare tipo... Togliere la maglietta, facci vedere proprio... Perché è importante. Vai. Cioè, capite com'è? Non so se si vede perché è tagliato a metà. No, si vede, non ti preoccupare. Così, raga. Cioè, abbiamo iniziato con Alexandra, diventata Alessandro, con un giro di Garnier. Vabbè, ma ragazzi, ma non si è visto il pisello, no? Non è possibile che si è visto il coglione. Vabbè, il coglione. Ah, vabbè. Allora sì. Che messa lì allora, sì. Comunque, Ale, ti trovo veramente tipo La Chapelle modernissimo, cioè quasi fetish, sì. Non so come dirti. Cioè, ti trovo un livello superiore. Sì. No, ma non ti sto prendendo per il culo, credimi. Cioè, trovo che tu abbia raggiunto un livello superiore al nostro. Ma dai, addirittura. No, a livello di sessualità e di accettazione di se stessi, assolutamente sì. Ma totale. Cioè, ma proprio 100-0. Fantastico, beh, grazie. Mi fa piacere sentirlo. Te lo dico, guarda, per quanto mi faccia ridere il lato baraccone di tutto ciò, cioè, sono anche contento che comunque sia, cioè, una cosa che hai sempre fatto alla luce del sole, cioè, senza bisogno di nascondersi. Questo denota comunque perlomeno della stima. No, ero un po' confuso perché stava andando ancora la musica classica sotto. Dovevo abbassarla. Ah. No, grazie Tommy, vabbè, mi fa piacere ed è un modo nuovo, secondo me, per scoprire nuove cose. Bisogna scoprire un po' tutto, no? Ma certo, ma infatti. Tommy, entrambi le mani su, per favore. Ma Tommy è una persona di gusto, ragazzi, ma cosa pensate? Però Daniele mi conosce bene, io sono di gusto, ma Daniele mi conosce bene. No, Tommy, no. Possiamo comunque dire che Alex, quando dovevamo fare una volta una diretta ed è stata la volta che ti si è rotto lo scaldabagno. Io non te l'ho mai più chiesto, ma si è riparato o no? Sì, no, per fortuna. Sì, è stata una roba di mezza giornata, però sì, sono riuscito. No, mi ricordo, non te l'avevo più chiesto. E niente. Sì. Bene, è stato bene. Bello, dai, devo dire, è stato veramente... No, è stato super, veramente io super, direi, bravo. Se riesci, salvala, che mi rivedo quella parte. Va bene, certo che la salverò. Dai, ti saluto. Magari provo a collegarmi dopo di te con Dani per fare un commento a caldo. Se quindi, risponde, quindi, quindi il nome ufficiale lo battezziamo, così non ce lo dimentichiamo più, Il nome ufficiale adesso penso che potremmo anche, forse un concorso, non lo so, un bando. Va bene. Quindi non lo facciamo ancora pubblico.
Non è ancora pubblico quel nome, no? No, beh, la scelta del nome è fondamentale. La scelta del nome è fondamentale. Che non è Alexandra, giusto? Dai. Non è Alexandra. No, non è Alexandra. Io aspetto, aspetto il tuo nome. Alessandro. Dai. Grazie, Tommy. Bacio. Dai, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, raga, se abbiamo culo, becco un commento a